Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Giga24, siamo qui tornati con Giri Volanti per la gara in Austria con la nostra AS. Vedete che abbiamo battuto Verstappen e abbiamo rifilato un secondo e uno a Vettel in qualifica, quindi dobbiamo passare a leggenda. Io me lo sto dicendo, lo so, ci rimango male quando vedo queste cose perché dico dovrei passare a leggenda. Però poi ho paura che non ci riesca. Però il bello è che voi vedete c'è un sole splendente, in qualifica diluviava. Ho dato un secondo e uno. Sto secondo e uno io l'ho dato tutto alla prima curva. Tutta la prima curva e forse alla quarta. Comunque ho fatto una qualifica molto buona. Un secondo e due, anzi. Le Vettel, sì, certo. Le Ferrari sono in forma. Le Ferrari sono in forma nelle ultime gare. Noi all'inizio del periodo estivo siamo fortissimi. Secondo posto a Montreal con pole position. Primo posto a Baku con pole position. Adesso c'è da vedere in Austria con pole position. Quindi direi di andare alla gara. E 1, 2, madonna, la bellezza di vederli da quello grande. 4, 5. Al via il Gran Premio d'Austria con una buona partenza. Una buona partenza, chiudiamo subito Vettel. Mamma mia. Le Red Bull sono dietro, ma anche Rosberg, eh. Guardate quando è dietro Rosberg. Oddio, Bottas è girato. Si è girato Bottas, ho visto Bottas di traverso all'improvviso. Le Ferrari, seconda e terza. Con le Mercedes un po' in difficoltà. Safety car in pista. Sì, ma questa dovrebbe essere la gara un po' all'insegna delle Mercedes e anche delle Ferrari per il motore che hanno. Dato che appunto qua nella realtà Vettel è andato vicinissimo. Cioè, poteva vincerla, eh. Se facciamo una buona strategia, però poi è scoppiata la gomma sul rettilineo. Ciao ciao. Comunque l'AS in formissima in queste prime gare del periodo estivo. È vero anche che queste tre gare, le ultime tre gare, Baku, Austria e Montreal, sono tre gare in cui conta parecchio il motore. È vero. Però diciamo che sia stato un salto di qualità rispetto alle prime. Penso che al prossimo giro la safety car rientri perché Bottas si sta avvicinando. Intanto questo va molto a favore della nostra strategia perché potremo stare più fuori con le ultra soft. Ok, davvero non abbiamo problemi. Niente, neanche in questo giro si ferma. Meglio per noi alla fine. Allora, l'ingegnere mi ha proposto una strategia. Il problema è che secondo me questa si ferma a sto giro. Se non si ferma, potrei anche farlo. No, ok, allora no. Non ne vale la pena. No, che co. Sì, ciao. Ok, buona ripartenza. Adesso dovremo un po' consumare il carburante. No, è il prossimo gomme super soft. Regone ci ha provato qua all'esterno e l'ho portato fuori contatto. Un'altra cosa buonissima è che anche Rosberg è un po' in difficoltà perché sta dietro. Forse quinto, forse. No, no, neanche, c'è una Red Bull. Quindi è più o meno alla stessa posizione ma è lontano. E noi siamo a più due da Rosberg, quindi diciamo che finora. Madonna mia, no, non ci voleva questo. Regolamento in fila con l'erroraccio che ho fatto. Comunque dicevo, questa gara finora è ottima per il risultato in classifica.
Però adesso si infila, si avvicina anche Hamilton. Vabbè. Attenzione a Hamilton, prima a Raikkonen l'ho portato fuori, ma lunghissimo, quando ho fatto la staccata non lo volevo fare apposta. Lo mando fuori ed è fuori. Da lì a quando entra in box qua, essendoci una pit lane, cioè che non arriva subito, vanno molto più lenti, guardate quanto gli ho dato. E questo potrebbe essere buono perché può darsi, può darsi che non perda la posizione. Sì, grande, grandissimo, non ho perso la posizione. E questo è buonissimo perché così non perdo neanche un po' da loro. Mi dà il DRS anche Raikkonen e T1 record. Intanto noi siamo gli ultimi della classifica, attenzione a Rosberg, ma Hamilton dov'è in tutto questo? Non si sa. Non vorrei che... No, no, avanti non c'è. Ok, sorpasso su Nasr. È grande, grande, ha rallentato con il divieto, grande. Intanto Ricciardo inizia a mettere il passo, ma secondo me lascia anche Verstappen. Secondo me è là Ricciardo Verstappen. E infatti è così. Però Verstappen ha ultra soft. Attenzione perché si ferma Ricciardo. Io l'ho detto, è entrato troppo presto. È entrato troppo presto in box per fare tutti quei giri con le. Con le ultra soft. E infatti subito va a montare altre ultra soft. Attenzione qua Vettel. Metto la terza addirittura. Sentiamo l'incrocio pazzo di traiettoria. Alonso sesto addirittura. Ma noi qua riusciamo, grande sorpasso con incrocio di traiettoria. E Rosberg cosa fa? Ma a sto punto io preferisco fare il secondo posto, però portare queste gomme a casa che cercare l'attacco alla fine con la Verstappen. Cosa è successo dietro? Lewis Hamilton is out of the race. Ma non è colpa di questo contatto. Rivediamo. Rivediamo. Non è colpa di questo contatto. Pensavo fosse legato a questo. In realtà no, contatto proprio con Ricciardo. Poi solita cosa dell'IA che si butta a capofitto e va a muro. Lewis Hamilton is out of the race. E intanto Ricciardo ormai è fuori per dai punti, penso. Mentre qua c'è stato un altro contatto. Vediamola dalla posizione di Grosjean. Non è niente di che alla fine, solo un rallentamento fra di loro. Intanto Grosjean diventa nono. Oddio, Rosberg cosa ha fatto? Cioè, avete visto quando è andato veloce Rosberg? O è stata la mia macchina che un attimo... Short shift e la teniamo. Vabbè, Verstappen già ha vinto, guarda, ha un settore di vantaggio. Ma Grosjean cosa ha fatto questi ultimi giri? Una bandiera gialla. Felipe Massa is out of the race. Guardate le mie gomme. Sì, vai, vai, vai. Mamma mia, vai, festa grossa. Raikkonen e Grosjean insieme. Li porto fuori. E... all'ultima curva. Grosjean, due as sul podio. Per la prima volta, due as sul podio. Cosa è successo alla fine?
cosa è successo alla fine con Raikkonen. C'è stato un ultimo contatto, pure l'ultimo il contatto, ma col seconda, la seconda posizione mi va benissimo perché con le gomme, cioè abbiamo le gomme al 90%, tutte e quattro, cioè mi potevano scoprire tutte e quattro insieme a un certo punto. Cioè, abbiamo fatto tantissimi punti costruttori, abbiamo guadagnato tantissimo su Rosberg e Hamilton, perché anche Rosberg ha perso tanto nell'ultimo giro. Dopo questa gara diamo Vediamo. un'occhiata alla classifica del mondiale per Rosberg non va pilota, neanche a Tsunoda punti. Cosa è successo all'amico all'incrocio, Rosberg? una gara difficile Non per è l'equipo della scomparso in un certo punto, ma Sauber, anche parte Vettel. una gara Vettel e Rosberg, difficile. non si. Secondo te chi è il Potreste pure che migliore? sia scoppiata la gomma, ma non penso. Cioè, è successa una cosa incredibile. 20 punti di vantaggio su Rosberg. 9 punti di vantaggio sotto, 9 punti sotto a Hamilton. In costruttori com'è? Terzo posto di prestazione, perché noi guadagniamo anche in questa volta, perché Ricciardo è andato a punti. Verstappen sì, ha vinto, però noi abbiamo fatto aspetta un attimo, 28, 33 punti. Loro ne hanno fatti 25. Un punto dalle Ferrari. L'as c'è veramente. E niente, per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima. Anzi, no, rimaniamo al paddock perché noi abbiamo battuto Verstappen. Un po' di soddisfazione la vogliamo. Vi facciamo vedere che abbiamo battuto veramente Verstappen. Sì, vabbè, poi capini. Giro pulito 88%. Comunque è stata una buona gara alla fine. Che è un po' un casino. È successo all'ultimo. Quindi niente, vedete che abbiamo vinto sul rivale e ci vediamo alla prossima. La gara dovrebbe essere, vediamo un po', Gran Bretagna, ok, che sarà una bella gara. E saranno le ultime due gare con esperto di difficoltà.